Vi ricordate di loro, questi due piccoletti? Facevano parte del gruppo di tre entrati in canile perché detenuti da una famiglia che non era nelle condizioni di poterli mantenere. Il nero, ve lo ricordate, Milo, il più affettuoso di tutti, e poi il tricolore, anzi il nero focato, Aaron. C'è un altro fratellino, Fufi, in un altro box. Nonostante loro siano dolcissimi e tra l'altro piccoli, come stanno adesso pesano meno di 10 kg perché sono molto magri, ecco, nessuno li ha chiesti in adozione. Ed è un vero peccato perché si capisce dalla magrezza che patiscono la reclusione, eppure mangiano. Quando li vedete così è perché spesso sono stressati. Questi piccoli cercano contatto umano perché comunque quando erano dove erano venivano comunque coccolati, e invece adesso sono sempre soli. Possibile che nessuno li voglia adottare, questi piccini? Milo buonissimo, Aaron anche lui. Vieni Aaron, dove vai amore? Vieni Aaron, vieni. Ecco anche Aaron. Anche Aaron è buono, vieni amore, vieni, eccolo. Un po' meno confidente di Milo, però anche lui è molto buono. Urge un'adozione per loro. Avevamo detto nel primo video che il canile poteva essere un'opportunità per loro, per andare a stare meglio. Sì, andava bene se però li richiedevano velocemente, invece così non è stato purtroppo. E loro sono a distanza di, se non erro, 2 mesi da quando sono arrivati, sono ancora qui. E non sembra tanto migliorata la loro vita, hanno solo più spazio e più luce, manca il contatto umano. È per questo che oggi faccio un altro tentativo di farli conoscere affinché qualcuno me li chieda. Aaron, amore, cosa c'è? Hai dei graffi qui, cos'è? Piccoli, amori miei. Sono proprio piccoli, cani di taglia medio-piccola. Volete dei maschietti giovani di taglia medio-piccola? Eccoli qui. Facciamoli uscire velocemente, per favore. Stanno patendo troppo. Ciao, amori, devo andare. Ed eccomi anche da Fufi, il fratello timido, ve lo ricordate? Lui è stato messo nel box con quest'altra piccola mix pincher molto 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 paurosa. Fufi si avvicina, però a differenza di Milo e Aaron richiede un'attenzione particolare, richiede persone diverse, perché devono essere persone che non hanno paura di prendere il cane pauroso, che sanno come farlo vivere bene, magari hanno un altro cane equilibrato che possa fare da esempio, da spalla per lui. Questa piccina non lo fa purtroppo. Poi vi racconterò la storia di quest'altra piccolina terrorizzata. Fufi ha bisogno di cani sicuri, purtroppo qui non è stato possibile fare l'abbinamento e lo hanno separato dai fratelli, e quindi e con questa femminuccia sicuramente le vuol bene, stanno bene insieme tutti e due, però sono paurosi, tanto paurosi. Fufi un po' meno, vero Fufi? Vero amore? Sì, perché lui stava con le persone, è proprio la sua indole. Sei bello Fufi, sei bello, vieni, vieni amore, vieni. Sì che cambia Fufi, può cambiare soltanto con le persone giuste. Dov'è? Fufi, ciao. Eccoti qui, dai che sei buono che stai qui nell'angoletto. Non gli va di essere chiuso nell'angolo. Vieni Fufi, dai, chissà che qualcuno magari chiama per te, non si preoccupa del tuo carattere insicuro e timoroso, perché sa come aiutarti. Fufi, vieni, è bello piccolino, vieni, sei simpaticissimo, tu lo sappiamo. Lo sappiamo che sei solo un po' paurosetto. Dai, su, Fufi. Niente. Adesso per il momento lui è così. Ma si può fare molto. Come potete vedere, questi tre cagnolini
qui in canile, insomma, non se la passano tanto bene. Come faccio ad aiutarli? Solo con un'adozione. L'adozione giusta, naturalmente, perché non è che lasciano il canile per poi finire in un altro canile, no. Deve essere un'adozione consapevole, per sempre, definitiva. Ciao Fufi.